cari broschi loschi e benvenuti a un nuovissimo fottutissimo video. Sai ovviamente che possiamo farlo solo on the top, figli puttana non ci avranno mai perché abbiamo la freschezza, il fluido, lo swaggigi e molto altro. Lo sai o lo saprai. In ogni caso mi trovo in Egitto, per chi se lo fosse chiesto dall'ultimo video. Sono a Aswan, in questo posto che vedete sempre densamente popolato alle mie spalle, che dopo farò un giretto. Ma ciò non è importante, perché siamo ancora adesso a fare i nerd e a parlarvi di film che ho visto durante questa mia permanenza, che sono stati girati qua giù in Egitto. Con lo scorso video vi ho portato Pyramid, un film del 2014 di genere horror, e adesso invece ci spostiamo con il genere azione ed avventura con il film Kiss of the Cobra. E Cobra Cats! Oppure come titolo italiano, meglio baciare un cobra. È un film del 1986, girato ovviamente in Egitto, ma di produzione italiana, diretto da Massimo Pirri. La trama è davvero incasinata e difficile da starci dietro, tanto che probabilmente qualcosa ti perderai durante il film. Ma ciò che invece è ben presente e lo salva è questo continuo livello di azione, movimento ed avventura. Ciò che c'è da sapere è che il nostro protagonista è un avventuriero americano di nome Phil Stone. E si dedica a cacciare tesori in maniera non del tutto legale. Fa parte della banda degli scorpioni, che si riconoscono perché hanno uno scorpione tatuato sul braccio, che però hanno già tanti nemici e rivali, e che vengono addirittura cacciati, uccisi e spellati dove hanno il tatuaggio da questi cattivoni del film. Da una parte perde gli amici, deve vendicarli. Dall'altra c'è il lato più romantico, che è legato a una ragazza, e in fondo vorrebbe abbandonare questa vita di stand e dedicarsi a un qualcosa di più. Ma si sa, quando si è in un cerchio continuo è difficile liberarsi dalla routine, anche solo per guadagnarci su, quando hai trovato il metodo di farlo. Fatto sta che lo catturano, lo imprigionano, lo obbligano a lavori forzati. Lì riconosce un acerrimo nemico, che è anche lo stesso che ha ucciso gli altri membri dello scorpione, ma gli viene offerta la possibilità di evadere se riesce a trovare però il tesoro di Cleopatra. Il film presenta molte incongruenze che lo fanno risultare, come dicevo, un po' confusionale, però continui accenni di trama che lo portano da una situazione all'altra, sicché non annoia, ci fa un po' storcere il naso per alcune robe e mette forse un po' troppa roba in pentola. Però può piacere per alcuni contenuti che riporta: la caccia al tesoro, le corse, le lotte, le battaglie. Questi cobra in realtà non sono un elemento del tutto fondamentale nel film. Questa situazione amorosa di mezzo, lui che si butta dalle finestre, succedono tante cose. La cattiveria dei nemici, che li fanno dire: cazzo, questi sono dei bastardi, vanno puniti, la vendetta deve salire, ci deve pensare il nostro protagonista. Si distacca parecchio da una realtà, dei fatti, ma è un film, cosa volete? Anche perché poi, diciamo, quando si parla di avventura, ma soprattutto di azione, serve la cattiveria pura, non serve poi più di tanto una trama, mi spiego. Basta vedere sparatorie, basta vedere la gente che si picchia, basta vedere loro che corrono contro qualcosa, che fanno questi cunicoli, e sotto questo punto di vista non annoia. Però c'è sempre chi può piacere e chi no, chi può storcere il naso più di altri. Poi ricordiamo che quelli erano anche periodi dove spuntava fuori un po' un'Indiana Jones, sicché anche a livello di mercato sapevano che andavano a parare abbastanza bene. Il resto lo lascio decidere a voi, se siete intenzionati a vedere questo film, e se mi fate sapere anche qui sotto la vostra opinione. Ovviamente non mi baso solamente su quello che dico io, ok? Cerchiamo di aprire questo dialogo, cerco sempre di introdurlo. Vi lascio però con delle curiosità che ho letto. Come produttore esecutivo ha accreditato Mario Siciliano, che dopo aver girato vari film di vari generi si è dedicato principalmente al genere porno. Sembra oltretutto, per quanto riportato dall'attrice Millie, che a causa di ristrettezze economiche il cast sia stato abbandonato in Marocco. Questo bisognerebbe vedere le circostanze, non diamo un giudizio a parte questo. Quindi fatemi sapere, per seguirmi sapete come cavolo fare. Noi ci becchiamo un prossimo strafottusissimo video. Belli broschi!